Io ho deciso di raccontare Thomas Mannion perché mi affascinava nella sua prismaticità, come personaggio polimorfico, con molte facce, con molte vite, con molte anime. Prima di conoscerlo, questo intuivo da tutte le sue varie interpretazioni, dalle varie epoche di cinema che ha incarnato, molto sintomatiche anche dei passaggi del cinema italiano, di ogni genere, dal grande cinema autoriale allo western terzomondista, allo spaghetti western più farsesco, al poliziottesco e infine alla parodia dello stesso poliziottesco, per poi tornare a Hollywood a cercare una sua via e ritagliarsi un suo spazio nel grande cinema hollywoodiano. Quindi mi interessava le mille forme, l'essere costantemente diverso, diverso rispetto a tutto, un cubano emigrato in America, un cubano americano a Roma, che usa una lingua nuova, usa la lingua romana, quindi la sua diversità, la sua differenza, e quello che lui dice nel mio documentario, il rapporto con l'ambiguità e la seduzione dell'ambiguità, questo mostrarsi anche suadente, perverso, a volte femmineo, in certe esibizioni, anche all'interno di personaggi legati a un genere molto duro e rude come il western o il poliziottesco. Io non amo molto il cinema italiano di questi anni, tranne rare eccezioni. Quindi in questo, nel suo rapportarsi a una realtà polimorfica, piena di sfumature, lo vedo molto in difficoltà, lo vedo sempre ancora appoggiato sul cliché un po' in tutte le rappresentazioni. Quindi non sono molto entusiasta, forse non ho visto i film giusti, però sicuramente non sono molto entusiasta di come tutto viene rappresentato e mi sembra ancora che ci si poggi molto sui cliché sia del povero, dell'omosessuale, ci sia ancora una forma di retorica della rappresentazione molto ovvia, molto banalizzata, quindi molto caricata, anche per non parlare poi delle fiction che contengono quote rosa o quote varie, semplicemente per assecondare a volte certi cliché, certi schematismi. Mentre la diversità è interessante se riguarda un individuo, quale che sia la sua sessualità, quale che sia la sua vita, quale che sia la sua condizione sociale. Questo a me interessa molto, la particolarità dell'individuo, che forse è l'unico antidoto alla retorica, lo sfuggire della retorica. Cito un grandissimo, parlando di altro, Pasolini diceva: io quando ho fatto Accattone non volevo rappresentare il sottoproletariato, volevo rappresentare un sottoproletario. È come dire racconto un'eruzione di un vulcano che è impossibile, no, racconto il percorso di un lapillo all'interno dell'eruzione e questo forse è possibile, ecco, questo sì. Ora è un problema culturale a molti livelli, dai media, dalla scuola, da tutto quello che riguarda l'apparato culturale di un paese che io trovo molto in difficoltà. L'Italia è come se fosse in un pieno dopoguerra senza una guerra, soprattutto per quello che riguarda una generazione dei 20, 30, 40 anni che vivono un po' una precarietà destabilizzante in questo momento a tanti livelli. Ed è pieno di storie, anche aberranti, anche affascinanti da raccontare nel loro essere aberranti. Il male multiforme ha il suo fascino. Però c'è la difficoltà di rapportarsi a queste storie, se non in maniera, appunto, ripeto, molto retorica e che appiattisce. Cioè, ho visto anche film italiani recenti che trovo poco, sostanzialmente poco interessanti nel loro modo di rapportarsi invece a questi spaccati davvero forti, curiosi di un'Italia che mostra i suoi problemi, mostra dei percorsi umani belli da raccontare, ma che nessuno si incarica, e forse perché risultano scomodi da raccontare, forse perché si torna a una televisizzazione del cinema, cioè tutto deve eliminare le asperità, gli spigoli e rassicurare in qualche modo, confortare ideologie quali che siano, il messaggio, massaggio sociale. Fine a se stesso, senza destabilizzare, senza porre domande, interrogativi, scardinare vite e coscienze.